La conoscenza del paesaggio, dei tanti paesaggi che caratterizzano il nostro paese, porta alla consapevole percezione dello straordinario patrimonio collettivo costituito da realtà naturali e tracce dell'intervento dell'uomo attraverso i secoli e i millenni, che costituiscono la peculiarità dell'Italia. Un vero museo rifuso, secondo la felice espressione di Catremer de Quincy nelle lettere a Mirandà. L'ambro archeologico è un po' risultato di tutta questa azione di tutela iniziata in ambito archeologico molti decenni fa proprio da Alda Levi. E oltretutto con una decisione questa condivisa con l'osservatorio si è deciso di iniziare questo progetto partendo dall'area meridionale del corso di questo fiume, quindi quella proprio che interessa il territorio lodigiano. Quindi è quello, proprio partendo dalle notizie date nelle varie relazioni che i funzionari hanno fatto nel notiziario, di mettere in luce i rinvenimenti, che sono quindi le strutture che sono situate lungo il corso dell'Ambro, perché proprio l'esame di queste strutture consente appunto di leggere il paesaggio nelle sue stratificazioni e quindi consente di leggere in un certo senso in progress il paesaggio culturale, proprio inteso come trasformato continuamente dall'azione e dalle esigenze dell'uomo che interagisce continuamente appunto sul paesaggio naturale. Questo progetto si basa sul fatto che paesaggio è cultura, come dice appunto la carta del paesaggio del MIBACT, e quindi questo progetto si propone di educare al paesaggio, quindi per rafforzare anche l'identità e il senso di appartenenza, e quindi si rivolge soprattutto al mondo della scuola per far maturare attenzione, consapevolezza e coinvolgimento, che poi porta, come diceva il presidente Pampurini, ad essere cittadini attivi e quindi ad impegnarsi in prima persona nel monitoraggio di quello che nell'ambiente, nel paesaggio non va, alla segnalazione, e quindi proprio per far sì che la tutela non sia avvertita come un lavoro per specialisti o non sia delegato solo a loro, ma diciamo, e quindi non faccia sì che i cittadini si sentano in qualche modo esautorati da questo, perché ci sono altri che sono delegati a farlo per lavoro. Chiaramente lo devono fare con competenze specifiche, perché è chiaro che l'archeologo che interviene sul campo ha una funzione di scoperta, catalogazione, monitoraggio delle strutture, ma il cittadino deve segnalare, quindi è un collaboratore preziosissimo, senza cui l'azione di tutela, già così minata dalla trasformazione delle soprintendenze, diventa ancora più debole. Abbiamo pensato di dar vita ai quaderni dell'ambro archeologico, che sono degli strumenti che sviluppano varie tematiche collegate alle emergenze archeologiche che di volta in volta sono venute in luce nei vari territori. Per ora abbiamo sul territorio meridionale abbiamo dato vita a 6 quaderni, 2 che sono relativi ai romani, quindi al periodo della romanizzazione, uno pensato per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria. Poi 2 legati alla vita dei monaci, sempre pensati per la scuola primaria e per la scuola secondaria, uno collegato al transitum padi, quindi alla viabilità nel territorio meridionale, e poi un altro ai castelli, che sono una presenza significativa nel nostro territorio. Gli elementi di novità di questi quaderni sono innanzitutto il fatto che questi temi vengono sviluppati attraverso una bibliografia che viene fornita come allegato al quaderno stesso, per far sì che i singoli docenti possano scegliere degli approfondimenti da fare con i loro studenti, legati o ai loro interessi o agli interessi anche degli studenti, e approfondimenti che poi devono sfociare in attività pratiche
che possono essere riprese fotografiche, piccole cortometraggi, fotografie, storytelling. Vorrei passare a sottolineare l'altro punto di forza del progetto, che è quello di aver coinvolto non solo le scuole, ma anche i musei del territorio, che devono diventare delle sedi espositive per i lavori che questi studenti produrranno nel corso dei laboratori che faranno con gli insegnanti, proprio perché il compito del museo, è vero, è quello di conservare tutte le testimonianze materiali e immateriali della vita dell'uomo, ma è anche quello di rimanere sempre fortemente connesso con il territorio, di fare ricerca sul territorio proprio per ricostruire la complessità di quest'ultimo, e quindi quello di creare preziose sinergie anche con altri soggetti o istituti culturali che nel territorio sono presenti. Quindi questa è una sorta di sfida che con questo progetto l'Osservatorio vuole lanciare ai musei del territorio, proprio perché i musei del territorio sono su questo versante abbastanza silenti, cioè sono musei che quasi tutti di proprietà privata, quindi aperti su prenotazione, musei che al di là dell'esposizione degli oggetti non si preoccupano di fare una politica culturale né di creare eventi, aperture sporadiche in concomitanza con delle particolari ricorrenze, e quindi questo vuole essere anche un tentativo, che speriamo possa arrivare a buon fine, di coinvolgere i musei, di destare questi musei un po' silenti per far sì che possano assolvere in modo più efficace la loro mission.